praticamente perfetto, un paio di inesattezze, ma non importano. Quindi grazie per l'attenzione, non è scontato. Questo è un libro appunto che ha una doppia storia, perché uscì qualche anno fa, non mi ricordo, 5 già, non mi ricordo da Sì. e poi l'editore di fatto l'ha fatto, l'editore, il primo editore che è il saggiatore, dopo un po' l'ha fatto sparire. Io ho discusso poi con l'editore e effettivamente è stato fatto sparire perché non sopportava il dibattito che aveva acceso, quindi sostanzialmente non voleva incaricarsene. È un libro che fondamentalmente muove da due dati. Uno, se volete, più generale, cioè che credo che chi come me si occupa di poesia, scrive libri, abbia il dovere, ognuno come può, ognuno con le proprie idee, però di occuparsi non solo della propria opera, non solo della breve gittata del proprio libro, se uscirà il mio libro di Mondadori fra 15 giorni, ma se mi occupassi solo del mio libro e girassi per le scuole solamente a presentare il mio libro, mi sarebbe una preoccupazione un po' triste, un po' egoista. E quindi insomma c'è un dovere, tra virgolette, di chi fa che si occupa di una certa cosa, di occuparsi di come va quella cosa in generale, non solo nell'ambito del suo interesse breve. E io ho provato a farlo sulla base di tante esperienze fatte, girando tanto, scuole, università, eccetera. Quindi è un libro che nasce dall'esperienza, un piccolo racconto, se volete, l'idea mi venne una volta in un liceo classico di Arezzo, un bellissimo liceo, dove, sinceramente non mi ricordo cosa è scritto in questo libro, cioè, più o meno mi ricordo, quindi può darsi che chi ha letto troverà delle cose che dico che sono già scritte lì, però mi ricordo che rimasi colpito da questa aula magna di ragazzi piena. Sapete, nelle scuole a volte c'è un po' la retorica quando arriva il poeta, quindi la preside che fa il discorso, eccetera, a volte cose anche un po' grottesche, ma insomma, vabbè, ok? E questa preside parlava, e i ragazzi facevano casino, e questa continuava a parlare, e questi continuavano a far casino. E che io dissi alla signora, scusi, ma se lei parla e questi continuano a fare casino, siccome non sono scemi, e lei non si impone in qualche modo, o non riesce ad afferrare la loro attenzione, quello che un ragazzo pensa è che evidentemente quello che dici non te ne frega niente neanche a te, evidentemente. E lei mi rispose, ma io parlo, qualcosa arriverà. Allora io dissi, guarda, allora giriamo per la strada col megafono, è uguale. Cioè. E adesso, al di là del piccolo episodio, poi ripetuto in vario modo e con varie sfaccettature in vari posti, io ovviamente ho girato tanto, giro tanto nelle scuole, nelle università, mi è fatto venire in mente che il problema non è la passione, come molti comodamente dicono. Fra l'altro, dando alla parola passione un significato sempre limitato, perché lo fanno coincidere la passione con l'entusiasmo. Invece la passione, come sapete, è ciò per cui si soffre, non è l'entusiasmo, è un'altra cosa. Il problema non è la passione, come molto spesso tanti chiudono il discorso, il problema è avere la passione. No, il problema è il metodo. C'è un problema di metodo, che secondo me deve essere riadeguato all'oggetto che si vuole trasmettere. E l'oggetto che si vuole trasmettere, la letteratura, questo vale per la letteratura e per l'arte in generale, è un oggetto che probabilmente non sopporta più, se mai l'ha sopportato, e i dati non mi sembrano dire che l'abbia sopportato, ma insomma diciamo così, se mai l'ha sopportato, non sopporta più sicuramente un metodo che è incentrato fondamentalmente su un'idea enciclopedistica, nemmeno enciclopedica, ma una parodia dell'enciclopedia, parodistica, dei programmi tagliati in modo a volte buffo, perché come fai a incontrare Montale senza aver letto Baudelaire? Cioè, fa ridere, cioè, fa semplicemente, anche un disegno storico fa ridere, no? Ma l'esempio potrebbe essere tale. C'è un enciclopedismo un po' grottesco da una parte e dall'altra parte un'idea fondamentalmente funzionariale, cioè ciò che permette il passaggio dell'esperienza estetica è un rapporto di tipo funzionariale. Mentre invece l'esperienza estetica, come tutte le esperienze fondamentali della vita, questo non lo dico solo io, ma lo dico in tanti, l'esperienza amorosa, l'esperienza religiosa, eccetera, ha bisogno dell'assenso della libertà. Non è un servizio prestato, è un'altra cosa. Allora, poi tante altre cose che troverete nel libro, su cui non mi annoio. Per cui io ho provato a fare una riflessione di metodo. Il libro, molti dicono, è una provocazione. Voi sapete che in Italia siamo molto bravi a parlare di provocazioni perché poi nessuno le prende sul serio. No? Quando dicono una provocazione, dico, poi non ci pensiamo sopra, non è una provocazione, è un'idea di metodo diversa dal metodo che si sta usando e che evidentemente non sta funzionando. Non è che lo dico io, lo dicono i dati, lo dice l'esperienza empirica, lo dicono tante cose che non sono più negabili. Devo dire che proprio in questi giorni, non so se avete notato, c'è stata un'esplosione su YouTube di un video di un rapper americano, un rapper motivazionale americano, che si chiama Prince AA, che fa una specie di processo alla scuola, si rivolge al modello americano, ma al
alcune cose che dice sono sicuramente tagliate, ed è stata un'esplosione di successo anche di questo video che ha, evidentemente ha incontrato un problema, così come lunedì